Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscolo e Vita. Oggi è una giornata ricchissima, finalmente posso fare un vlog con dei contenuti interessanti per voi. Mi arrivano due pacchi stamattina che vado a prendere e invio le varie magliette. Poi dopo allenamento e dovrebbe arrivare il Sammy, quindi unboxing, allenamento e Sammy tutto nello stesso video. Quindi sedetevi comodi, godetevi questo vlog. Come vedete qui le varie magliette che devo spedire, persino una in Canada, sì, mamma mia. E volevo solo dirvi che il codice è ancora valido per le prossime 24 ore. E oggi c'è un bel sole a Bari, bella giornata, finalmente. Finito di inviare lì le cose, ora passo numero 2. Chi indovina che c'è dentro questo pacco? Ecco qua i pacchi, possiamo fare un unboxing se vi chiedete perché sto in cucina, semplicemente perché c'è la luce buona che nel giro della casa, nel resto della casa non ci sta. Quindi ho due pacchi qua, uno ovviamente da MyProtein che mi hanno mandato un po' di cose carine, il protein cookie, questo oatmeal e raisin. Sapete ovviamente che i protein cookie sono le cose che mangio più spesso come snack proteico. Mi hanno anche inviato una selezione dei loro altri snack, ci stanno questi protein wafers, My Bar Zeros, cioccolato addirittura, cioccolato high protein chocolate. Quindi queste cose me le trovo e poi penso di fare un video a riguardo completo sugli integratori, un video ovviamente scientifico. Poi che altro mi hanno mandato? BCAA, aminoacidi, Capri Pro. E mi hanno anche mandato il loro nuovo The Whey, queste sono le proteine Decadent Milk Chocolate, quindi cioccolato al latte, non vedo l'ora di provarlo. Questo era il primo pacco. Secondo pacco, sono veramente curioso di sapere cosa c'è. Chi è che ha indovinato? Allora, vi riconoscete? Sì ragazzi, una maglietta e una felpa, eccola qua, di Animal Ambition. Voglio ringraziare veramente tanto Giorgio di MyProtein per il pacco di MyProtein e Eugenio di Animal Ambition. Non vedo l'ora di provare questi indumenti, li vedrete in palestra molto molto presto. Comunque mi piacciono veramente tanto. Prossimo passo, sono andato a tagliarmi i capelli, non ve l'ho fatto vedere perché era un nuovo barbiere, sono andato con un amico, non ho voluto registrare niente, però adesso è arrivata l'ora della palestra. Vado in palestra con una mia amica, in realtà non mi alleno da 5 giorni perché ho deciso di fare il deload week dopo 8 settimane, quindi non mi sono allenato per 5 giorni, oggi non vedo l'ora di spaccare tutto, faccio il suo allenamento, quindi abbiamo pensato perché no, registriamo su qualcosa, facciamo vedere un po' degli esercizi, è un'amica, comunque facciamo quello. Mezz'ora prima dell'allenamento mi prendo una delle mie pillole Caffeine Pro per un po' di caffeina, perché è stato dimostrato dalla ricerca scientifica che aiuta con la performance, e mi faccio anche uno di questi protein wafers di MyProtein, non li ho mai provati, 15 grammi di proteine, un piccolo snack, 30 minuti prima della palestra, potrebbe aiutarvi. Ci vediamo in palestra. I'm not the one who's running out of time.
spero vi sia piaciuto questo allenamento, ragazzi. Abbiamo concluso con un tri-set, ovvero tre movimenti, due per i bicipiti con uno per i tricipiti in mezzo, quindi bicipiti, tricipiti, bicipiti. È una sorta di superset. Io in realtà non mi alleno mai così, mi alleno sempre più per, diciamo, la forza, però ogni tanto fare delle cose di cui non siamo abituati può aiutare. Infatti stavo morto quando ho fatto questo tri-set. In realtà non è importante, perché la ricerca scientifica dimostra che in realtà rispetto ai straight sets non ci sono miglioramenti in termini di ipertrofia. Quindi in realtà se fate dei set singoli di ogni esercizio con pause di 1, 2, 3 minuti non importa e non influisce negativamente, anzi se il volume totale è maggiore di conseguenza l'ipertrofia è maggiore. Però è vero che ogni tanto, se, soprattutto se non avete tempo, unire questi tre esercizi magari di muscoli antagonisti si può fare. Abbiamo poi concluso qua con un movimento per i rear delts, quindi deltoidi posteriori, i face pulls, come vedete. Mi raccomando, tirate bene e potete fare questo movimento alla fine di ogni singolo allenamento e aiuta un sacco con la postura. Detto questo, vi ringrazio ancora per la vostra attenzione e continuo. Ragazzi, abbiamo appena finito l'allenamento. Grazie. Ciao. Astrid. Thank you, Astrid. Thank you. Abbiamo fatto il suo allenamento oggi. Abbiamo finito con un... What was it? A tri-set? Yes. Ok, con un tri-set, quindi tre esercizi supersettati uno dopo l'altro. E come sapete io non mi alleno mai in questo modo, quindi la prossima volta probabilmente faremo un mio allenamento. Comunque voglio ringraziarla molto. Thank you very much. Molto bene. Molto bene. That's very good. How to say you're welcome. Prego. 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 Perfetto. I'm practically Italian. La vedrete in un prossimo video. E comunque adesso quindi andiamo a prendere Sammy, che dovrebbe arrivare alla stazione. Non so bene cosa facciamo, dovremmo fare un po' di foto. Ci dovevamo allenare, ma ho pisciato Sammy per la bella ragazza qua. E niente. Ah raga, chi spotta Sammy? Vediamo se arriva, vediamo se arriva. Non arriva? Non lo vedo. Oh. A coglione. Devi venire, eh? Te sto aspettando. A te, stavo pensando, sto facendo la mia story. Ah sì? Ah belli. Ma allora, ecco come finisce la serata, ragazzi. Abbiamo detto prima, siamo andati a fare le foto, tutto così. Invece eravamo tutti e due morti, siamo andati a dormire, sono adesso le 8:30, abbiamo deciso di farci tu degli hamburger, vero Sammy? Non voglio. E quindi ci abbiamo qua lean beef 5%. Dobbiamo sempre prendere l'apporto di grassi più basso possibile. Abbiamo preso del formaggio light, io qua farò penso massimo una fetta. Simon, che ovviamente sta in bulk, deve mangiare di più, si farà magari anche 4 fette, non lo so. 6. Sei, ecco là. E Sammy si farà pure un po' di bacon. Ovvio. Per un po' più di grassi e proteine. Ci mettiamo su un pochino di insalata per i nostri micronutrienti. E niente, ah, abbiamo nel forno i panini dell'hamburger che si stanno facendo. Quindi sì, cuciniamo questo, vi facciamo vedere alla fine come sono usciti. 3 hours later. Facciamo vedere il prodotto finale, Sammy? Yes. Allora, per me mi sono fatto qua, puoi zoomare dentro, semplicemente un paio di hamburger, ci ho messo su 2 fette di formaggio, ovviamente un bel po' di lattuga e un singolo panino. E invece per Sammy, doppio panino, yes, bacon, carne e il doppio di fette di formaggio. Bam. Puoi fare un primo piano, vai vicino. Che bontà. Eccoci qua. E allora Sammy mi ha fatto ricordare che dobbiamo finire qua il video, perché poi dopo arrivano degli amici a casa, quindi non abbiamo tempo, staremo con loro. Quindi sì, noi ci godiamo questo pasto, spero vi sia piaciuto questo video. Ho provato a metterci il più possibile per fare un vlog interessante. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto oppure no. Lasciateci un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E nei prossimi giorni io e Sammy abbiamo programma un bel po' di video belli forti. Quindi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Detto questo, ci vediamo al prossimo. Ciao.